Che poi ragazzi, sapete qual è il fatto? È che il procuratore di Kvara e il padre hanno avuto la fortuna di avere tra le mani un fenomeno. E quindi giustamente dalla parte loro, cioè, c'è la volontà comunque di massimizzare il più possibile i guadagni. Io sono un illuso. Lo sapete perché? Perché è da illusi chiedere troppo, no? Da illusi chiedere una domenica tranquilla, senza problemi. No, stava andando tutto bene ieri. Però poi, mentre guardi Serbia e Inghilterra, arriva la bomba. Perché giustamente non si poteva chiudere la giornata con un po' di tranquillità. No, è arrivata la bomba della gente di Kvara e del padre. Perché agente e padre. Ragazzi. Allora, innanzitutto, buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti se siete nuovi. Allora, oggi parliamo del caso Kvara, caso, casino, vedete voi come chiamarlo, parliamo di Kvara. Oggi volevo parlare di altro, volevo parlare di Rafa Marin e della difesa, però mi sa che questo argomento lo posticipiamo, perché l'argomento del momento è Kvara. Allora, innanzitutto, prima cosa, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis. E poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, ragazzi, ieri il padre di Kvara e l'agente hanno rilasciato dichiarazioni. Vi vado a leggere le dichiarazioni, innanzitutto, dell'agente che sono arrivate prima. È in inglese, ovviamente, questo è il tweet che ho preso da Fabrizio Romano che dice proprio le parole esatte. Allora, vogliamo lasciare Napoli. Ma ora stiamo tutti in attesa per Euro 2024. Con Conte il Napoli ha grandi piani. Sono sicuro che si qualificheranno alla Champions League di nuovo il prossimo anno e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvara voglia restare qui. Ma adesso arriva il pezzo quello più bello. Non ho parlato con Kvisha riguardo questo problema. La cosa più importante per lui oggi è la nazionale. Capito? Quindi questo vogliamo lasciare Napoli a chi si riferisce se non hai parlato ancora con Kvara? Mistero della fede. Il nostro obiettivo è una squadra che gioca la Champions League. La cosa peggiore è che se lui resta qui a Napoli, Kvisha perderà un anno a causa di questo e siamo preoccupati. Quindi, la gente di Kvara dice che vogliamo, noi, plurale, vogliamo lasciare Napoli, ma il ragazzo al momento è impegnato nell'europeo e quindi si dedica all'europeo. Poi dice che il Napoli con Conte ha grandi progetti, sicuro si lotterà per lo scudetto, si qualificherà di nuovo per la Champions League, però poi dice che non ha parlato con Kvisha riguardo questo problema. Un po' contraddittorie queste dichiarazioni della gente, però. Andiamo adesso a leggere quelle del padre. Non voglio che Kvisha resti a Napoli. Ha lavorato con quattro diversi allenatori in un anno. Questo mi preoccupa molto. Deciderà per se stesso, anche se per me è scomodo. Non ho parlato con Kvisha riguardo questo argomento. Non lo farò fino a quando non finirà l'Europeo 2024. Quindi anche il padre di Kvara dice, ce ne vogliamo andare, però non ho parlato con Kvara. Questo, diciamo, è il riassunto, no? Quindi, ragazzi, la gente e il padre di Kvara se ne vogliono andare da Napoli perché c'è il Paris Saint-Germain che a livello di commissioni gli promette la luna, che il Napoli non può dargli per ovvi motivi. Quando c'è scritto vogliamo lasciare il Napoli, quel vogliamo include la gente e il padre. Non necessariamente anche Kvara, perché stando alle parole che hanno detto e che vi ho fatto leggere poc'anzi, Kvara non sa, cioè, non è stato interpellato in questa cosa. È una cosa che stanno portando avanti esclusivamente il padre e l'agente per fare in modo di andare al Paris Saint-Germain, dove le commissioni saranno il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che offre il Napoli grazie al rinnovo. È un tentativo di cessione portato avanti esclusivamente dal padre e dall'agente per prendersi commissioni faraoniche al Paris Saint-Germain. Che succede poi? Arriva il comunicato del Napoli e arriva a un orario, cioè, incredibile, arriva a mezzanotte e 42.
In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri 3 anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto col Napoli, ma la società Calcio Napoli con 3 punti esclamativi. Fine della storia. Lasciamo stare la forma perché quello ormai sappiamo che è un problema ormai cronico di questa società. I 3 punti esclamativi, fine della storia. Sembra un messaggio estrapolato da una chat WhatsApp, non sembra un comunicato ufficiale. Lasciamo stare la forma. Il contenuto, innanzitutto che tu continui a premere su questa fottutissima cosa che c'ha ancora 3 anni di contratto, basta, non serve a niente, non vuol dire niente che c'ha 3 anni di contratto, tu puoi avere pure un contratto di 20 anni, ma se il calciatore prende una miseria e il procuratore c'ha un'offerta in mano dove prende commissioni 10 volte più alte rispetto a te. La durata del contratto non ti serve a niente, sono finiti i tempi in cui sono le società a detenere il cartellino dei calciatori. Napoli, sveglia, sveglia, siamo nel 2024. I calciatori sono proprietà dei procuratori, non delle società. Non è più come un tempo, quindi che tu mi vieni a dire a 3 anni di contratto non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Poi, Kvaratskhelia non è sul mercato. Mi fa piacere sentirlo, però questa cosa va un po' a cozzare con quello che disse De Laurentiis, ovvero sono tutti cedibili. Poi il pezzo non sono gli agenti o i padri che decidono il futuro, l'abbiamo detto poc'anzi, cioè in realtà sono loro che lo decidono, perché ripeto, il calcio di oggi è in mano ai procuratori e questa cosa dovrebbe essere un'occasione per magari per la FIFA per regolarizzare, per regolamentare un pochino questi procuratori, eh? Che quando ci muoviamo a fare una bella, non so, una legge, un qualcosa che limita i poteri dei procuratori, non sarebbe cosa sbagliatissima farla, eh? Comunque, ragazzi, stiamo rivivendo Di Lorenzo, perché il modus operandi è lo stesso. Parla la gente. Dice che vuole andare via. E poi arriva il comunicato del Napoli che dice: no, non vai via perché decido io se vai via o no. È cronaca che il Napoli ha rifiutato un'offerta da 100 milioni per Kvara. Però a quanto pare l'offerta di contratto col calciatore e col procuratore evidentemente ce l'hanno. E quindi secondo me il procuratore e l'agente stanno premendo su questa cosa appunto per spingere per una cessione. Io penso che alla fine, ragazzi, si concluderà con rinnovo sta storia, perché rifiuto l'idea dove nella stessa estate perdo sia Kvara che Osimhen. Fai come Sesco. Cosa ha fatto Sesco? Qualche settimana fa ha rinnovato il contratto con l'Ipsia e un contratto poi propedeutico a una cessione l'anno prossimo. Per me andrà a finire così. Kvara rinnova a cifre comunque che merita, perché poi in tutto questo dobbiamo ricordare una cosa, e qui la società c'ha la sua colpa. Kvara andava rinnovato dopo l'anno dello scudetto, andava rinnovato la scorsa estate, perché dopo l'anno pazzesco che aveva fatto ed è stato uno degli artefici dello scudetto, tu dovevi dargli il contratto già l'estate scorsa e dovevi adeguarglielo perché già se lo meritava l'anno scorso. Poi quest'anno, anno schifoso, va bene, però nell'anno schifoso ha quasi eguagliato i gol e gli assist dell'anno dello scudetto ed è migliorato in tantissimi dati. Quindi l'anno, nonostante il decimo posto, Kvara è andato a migliorare. E nonostante ciò, continua a prendere 1 milione così scarsi. Praticamente è uno dei giocatori che prende meno nel Napoli. Quindi qui la colpa ce l'ha anche la società, perché questo rinnovo sta arrivando troppo tardi. Non doveva proprio crearsi questo problema se tu avessi rinnovato il contratto l'estate scorsa, questo problema non si creava. Per me andrà a finire così. Kvara rinnova, clausola rescissoria, non tanto esagerata, così poi se ne andrà nel 2025. Io penso che andrà a finire così. Se fossi in Kvara, resterei un altro anno a Napoli, perché qui comunque può giocare costantemente, può continuare a crescere e poi comunque con uno come Conte secondo me puoi migliorare, diciamo, il tuo percorso di crescita. E poi ragazzi, onestamente, cioè, ma tra tante squadre devi andare al Paris Saint-Germain. Che poi ragazzi, sapete qual è il fatto? È che il procuratore di Kvara e il padre hanno avuto la fortuna di avere tra le mani un fenomeno.
perché Kvara è un fenomeno. E quindi giustamente dalla parte loro, cioè, c'è la volontà comunque di massimizzare il più possibile i guadagni, perché un giocatore come Kvara, che può giocare in top club, ti può portare delle commissioni incredibili. E sappiamo bene comunque che la vita di un calciatore, cioè la carriera di un calciatore, è limitata. E quindi niente ragazzi, questo è un po' il mio parere, cioè l'agente e il padre hanno l'offerta del Paris Saint Germain in mano. Qual è la volontà di Kvara? Boh, purtroppo non parlo con Kvara, non ho legami, quindi non ve lo posso dire. Confido in Conte e in Manna e Noriali, ecco, confido in questo triumvirato. Secondo me alla fine il tutto rientrerà, faranno questo rinnovo propedeutico alla cessione la prossima estate e tra virgolette tutti felici e contenti, ecco, tra virgolette, perché ovviamente adesso cioè, io certe volte non so come giudicare la tifoseria, però veramente ragazzi, cioè qua da ieri sera sto leggendo cose indicibili su Kvara, sul calciatore, che è l'unico che in tutta questa storia non c'entra niente, perché questa ragazzi è la stessa storia che ha colpito Zielinski. Ha rifiutato l'offerta dell'Arabia, è vero, ma Zielinski voleva rinnovare. È stato l'agente, il procuratore, che ha mandato tutto all'aria, perché prendeva più commissioni andando all'Inter. Quindi queste sono storie dove purtroppo il calciatore fino a un certo punto c'ha potere. Anzi, sapete come c'era il potere del calciatore? Licenziando l'agente. Ma succederà? Io mi auguro per Kvara che succeda, perché onestamente questo procuratore che c'ha non mi sembra proprio il top, ecco. Però questo è uno di quegli episodi dove purtroppo è il procuratore che c'ha il coltello dalla parte del manico. Loro hanno l'offerta del PSG e quindi stanno cercando tutti i modi di spingere il calciatore verso il PSG. Però vi ripeto, alla fine per me Oriali, Conte e Manna risolveranno la questione, ecco. Mi affido a loro tre. Così come sta rientrando anche la situazione di Di Lorenzo, secondo me, perché non so se avete notato, ma Di Lorenzo ultimamente sta ripostando su Instagram i post e le storie del Napoli, e questo secondo me è un segnale distintivo. Quindi detto questo ragazzi, fatevi sapere un po' la vostra nei commenti, cosa ne pensate, Kvara alla fine resterà o andrà via per colpa del procuratore? Perché voglio essere chiaro, Kvara sta con la nazionale e si sta dedicando all'europeo, e nel mentre il padre e la gente se ne escono con queste dichiarazioni proprio da stronzi, ecco. Quindi è il padre e la gente che in questo momento vogliono portare via Kvara da Napoli, perché così si intascano i milioncini del Paris Saint Germain. Fatemi sapere la vostra, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. C'aveva proprio ragione Conte quando disse ama fatica proprio tanto, perché è vero, Conte è arrivato, entusiasmo alle stelle, però i problemi ci sono sempre, ecco. Però magari adesso appunto con Conte e con Oriali questi problemi si possono risolvere. Io mi immagino se ci fosse stato in questo momento un Pioli o un italiano, come si sarebbe gestendo il caso di Lorenzo e Kvara. Mi piacerebbe molto andare in un universo parallelo dove ci sono Pioli o italiano e capire come si evolve la situazione.